Prima Fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it. Bentrovati da Carlo Magistretti e dalla redazione di bolognateatro.it, il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia. Prima Fila, calendario degli spettacoli. Questi alcuni degli spettacoli segnalati dalla redazione di bolognateatro.it. All'Arena del Sole, il 13 aprile alle 21, Amore, della compagnia Scimones Frameli, nell'ambito della rassegna La Soffitta 2016. A Crevalcore, all'Auditorium Primo Maggio, il 14 aprile alle 21, Italia Numbers, ideato da Isabella Aragonese su testo di Stefano Massini, con Isabella Aragonese e Cristina Donà. Al Teatro Il Celebrazioni, il 16 e 17 aprile alle 21, sabato doppia replica anche alle 16, domenica solo alle 16, Grease di Jim Jacobs e Warren Casey, con Giuseppe Verzicco e Beatrice Baldaccini, adattamento e regia di Saverio Marconi con la Compagnia dell'Arancia. Al Teatro Duse, dal 15 al 17 aprile alle 21, la domenica alle 16, La Scuola di Domenico Starnone con Silvio Orlando e Marina Massironi, regia di Daniele Lucchetti. Scarica la nuova app di Bologna Teatro e sarai sempre aggiornato sugli spettacoli a Bologna e provincia. Notizie, interviste, recensioni, video. Ascolta le interviste ai protagonisti. Approfondisci gli spettacoli in evidenza. Leggi le nostre recensioni. Aggiornamenti sulle modifiche ai programmi dei teatri. Suggerimenti su cosa fare prima o dopo teatro. Scaricala subito dal Google Play Store. Prima Fila Magazine. Sabato 16 e domenica 17 aprile alle 21, il sabato in realtà doppia replica 16 e 21, la domenica alle 18, al Teatro Il Celebrazioni ritorna con un grande successo la Compagnia dell'Arancia, Grease, il musical più amato direi dal pubblico italiano, la regia è sempre di Saverio Marconi, tra i protagonisti Gianluca Sticotti. Io sono triestino, sono vissuto a Trieste per 21 anni e poi ho deciso di cambiare tutto perché mi sono laureato al terzo anno di architettura e ho deciso a un certo punto di cambiare e andare a Bologna a studiare la BSNT di Bologna, l'Accademia di Musical che c'è. Bologna mi ha adottato per 3 anni, sono 3 anni molto divertenti. È una storia molto comune a tanti artisti e questo mi fa molto piacere. Il musical Grease, dicevo prima, è un grande successo della Compagnia dell'Arancia perché sono tantissimi anni che la Compagnia dell'Arancia porta in giro Grease e veramente ogni volta fa il pienone. Sì, guarda, dal 97-98 che va avanti Grease, con primo anno la Cocarine di Grassi come protagonisti, e da là niente, la gente ha cominciato a amare Grease italiano, tra l'altro. Cioè, la cosa bella è che mi rendo conto che dopo quasi 20 anni di successi la gente si è affezionata a quello italiano, alle traduzioni italiane, alla messa in scena italiana. È una cosa molto bella da vedere e registriamo sempre dei sold out in quasi tutte le città, è una cosa incredibile. Secondo te qual è il segreto di Grease? È un evergreen tendenzialmente, che comunque qualsiasi età o rivivi quello che hai vissuto al liceo o vedi quello che farai da quando sarai più grande, se magari si parla di bambini che guardano lo spettacolo, oppure la gente si ricorda il film, insomma, che è stato un successo planetario e quindi viene a teatro perché in quelle 2 ore e mezza passa, cioè diciamo, lascia a casa i problemi e si diverte un po' con noi a cantare e ballare le canzoni che tutti sanno, tra l'altro, nella traduzione italiana. Infatti abbiamo cambiato i testi l'anno scorso e non puoi capire quanta gente si è arrabbiata perché non riuscivano più a cantare le parole. Grease non passa mai di moda, è una cosa che dico sempre ormai da qualche anno, però è vero, cioè gli anni 50 in generale, 60, ma Grease proprio è sempre un sinonimo di successo tendenzialmente, soprattutto in Italia. E anche per questa puntata è tutto. Per ascoltare la versione integrale di queste interviste e approfondire questi ed altri spettacoli, visitate bolognateatro.it, il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia. Da Carlo Magistretti, grazie per l'attenzione.